Siamo col dottor Rimoldi, direttore generale della casa di cura Villa Donatello, per parlare di un apparato innovativo nel campo della chirurgia robotica da remoto e di ultima generazione, il robot Da Vinci. Sì, Villa Donatello da qualche anno è impegnata in un processo di profondo rinnovamento e innovazione tecnologica. Oggi incontriamo due professionisti che appunto si sono messi intorno al tavolo operatorio, diciamo, per ottenere il massimo da una tecnologia che è molto diffusa in tutta Italia e in modo particolare in Toscana. Noi riteniamo di saperne fare un uso più avanzato e migliore nei confronti del paziente. Dottor Rimoldi, non ci rimane che vedere un po' nel dettaglio questa macchina. Cosa provano i suoi pazienti ad entrare in questa sala operatoria e cosa dicono quando escono? Beh, lo stupore è legato alla tecnologia, ovviamente sembra di essere quasi in un'astronave, non è nemmeno una sala operatoria. Ne esce soddisfatto anche perché siamo gli unici in Italia a effettuare anestesie spinali per interventi di chirurgia robotica e quindi hanno permesso di effettuare interventi fino a qualche anno fa non pensabili, riducendo onestamente i tempi operatori, il recupero post-operatorio e in termini molto più stretti anche la degenza. Pensate che oggi è possibile effettuare alcuni interventi in un solo giorno di ricovero, addirittura in alcuni casi anche in dei surgery. Quali sono gli ambiti dove questa tecnologia può intervenire? In ambito urologico, soprattutto prostata, reni e addirittura ureterio o vescica. Questo è l'ambito in cui la robotica ha avuto il sopravvento negli anni proprio per la difficoltà di raggiungere determinati organi. Pensate, la prostata è localizzata in una piccola parte del bacino, un organo che ha le dimensioni poco più grandi di una castagna ed è molto importante in questi casi conservare quelle che sono le strutture nobili, ad esempio i nervi che sono deputati all'erezione oppure le strutture muscolari che sono deputate alla preservazione della continenza urinaria. Due aspetti fondamentali della chirurgia prostatica da non sottovalutare rispetto all'aspetto ovviamente oncologico, altamente importante per questo tipo di patologia. Dottor Frassassi, un'eccellenza di questo comparto è l'anestesia. Dunque sì, l'anestesia che noi facciamo nella chirurgia robotica è l'anestesia neuroassiale, che può essere sia spinale che peridurale e che noi siamo gli unici in Italia a farlo e che facciamo rutinariamente in tutti i tipi di pazienti che ovviamente sono consenzienti a fare questo tipo di anestesia. Quali sono i vantaggi? L'anestesia spinale permette al malato di non essere intubato, quindi non fare l'anestesia generale, non fare l'intubazione endotracheale e non essere ventilato, per cui il malato conserva il suo respiro spontaneo e non si incorre in tutte quelle complicanze che possono essere legate all'intubazione endotracheale e all'anestesia generale. Per contro il malato dorme di un sonno molto più naturale e molto più leggero rispetto a quello che è il sonno dell'anestesia generale. Le problematiche legate a nausea e vomito post-operatorie non ci sono con l'anestesia spinale e il malato può mangiare e bere appena se la sente, non c'è nessun limite temporale. Inoltre la ripresa di mobilizzazione è molto più precoce. Una tecnologia, quella robotica, che va sempre più avanti, ma domani forse ci si può aspettare anche che un chirurgo da un altro stato possa operare su un altro paziente lontano migliaia di chilometri. Allora, questo ovviamente la telemedicina ad oggi è fattibile, ci sono ovviamente dei limiti che riguardano soprattutto gli aspetti più medico-legali che di fattibilità, ma onestamente questo è il futuro e non solo questo, poi la robotica permette un training formativo, permette per gli specializzandi, per i nuovi giovani chirurghi che si approcciano proprio a questo tipo di chirurgia, di effettuare un training molto accurato e molto specializzato. L'altro aspetto è il planning preoperatorio. Oggi possiamo pianificare attraverso questo tipo di tecnologia l'intervento il giorno prima, due ore prima, tre ore prima e quindi questo riducendo quelle che possono essere le possibili complicanze, i rischi o gli imprevisti che a volte possono succedere durante l'atto operatorio.
Lei che lavora molto spesso da remoto con un joystick, le manca la chirurgia quella più tradizionale? Non mi manca, perché continuiamo a effettuare interventi anche in chirurgia open, anche se negli anni siamo passati dal 70% di chirurgia open al 30% di endoscopia, oggi siamo esattamente l'opposto.